Ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo video dedicato ad After Effects. Oggi vediamo un modo per rivelare un testo attraverso delle particelle, utilizzando il plugin di Trapcode Particular. E a differenza di un tutorial precedentemente pubblicato sul canale, con particelle sferiche piuttosto grossolane, qui andremo a renderle più piccole e sottili come della sabbia, con un comportamento più particolare. Ma prima di iniziare iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, cliccando sul pulsantino nella home della pagina. Detto questo, iniziamo! Cari amici della community, ben ritrovati! Un rinnovato grazie a tutti voi che contribuite alla crescita del canale attraverso gli abbonamenti e le donazioni. Questa settimana ho rivisto un vecchio film che mi ha ispirato a questo tutorial. Come avrete intuito, si tratta di Prince of Persia e le sabbie del tempo. Così sono andato a cercare su DaFont il carattere simile a quello del film o videogame. Poi l'ho sistemato in Illustrator e l'ho salvato come una semplice immagine PNG con della trasparenza. Quindi, una volta preparato il file, ci portiamo su After, dove creiamo una nuova composizione Full HD da 10 secondi, che rinominiamo Rivelazione Testo, all'interno della quale andiamo a inserire la nostra immagine PNG. Come sempre vi lascerò tutti gli asset da scaricare nella sezione della community. Lo riduciamo un poco dalla scala, dopodiché lo precomponiamo con il tasto destro, spostando gli attributi, e lo rinominiamo come Testo o Logo. E facciamo questo in modo da poter eventualmente in un secondo momento sostituire l'immagine con un'altra o anche con del semplice testo ed aggiornare così tutto il risultato finale. Diamo ok e gli applichiamo subito un effetto bagliore, dove nel mio caso uso il Deep Glow, impostando il radius a 100 e l'esposizione a 0,1. Ma se non lo avete potete usare più strati dell'effetto bagliore nativo di After, giusto per renderlo un poco più luminoso. Poi, con il livello selezionato, prendiamo lo strumento rettangolo e disegniamo una maschera verticale, non troppo larga. Poi premiamo due volte il tasto M e a tempo zero accendiamo l'orologio del tracciato maschera e impostiamo anche un 100 pixel di sfumatura. Poi andiamo a 5 secondi e qui la portiamo facendo un doppio clic e tenendo premuto Shift fuori dal monitor, dalla parte opposta, così da avere questo ritaglio che rivela una porzione del testo al suo passaggio. Ecco, magari a tempo zero selezioniamo la maschera e la portiamo totalmente fuori sul lato sinistro, così da aggiornare anche le coordinate del fotogramma chiave. Una volta fatto questo, precomponiamo nuovamente il livello, rinominandolo Emitter Logo, spostando gli attributi. Dopodiché lo trasformiamo in 3D e lo spegniamo dall'occhiolino. Adesso con il Ctrl Y inseriamo un tinta unita di colore nero, che rinominiamo Sabbia Particular, sulla quale andiamo a inserire il plugin di Red Giant Trapcode Particular, che vi ricordo non fa parte di quelli predefiniti di After. Una volta applicato andiamo nel suo gruppo Emitter e impostiamo un numero di particelle molto alto, diciamo qualcosa come 300.000. Quindi, se non avete un PC troppo performante, darete un bel lavoro da fare. Quindi ci portiamo con la linea temporale a 3 secondi e accendiamo l'orologio del Particle Second. Poi, con pagina giù, andiamo avanti di un frame e qui impostiamo nuovamente un valore pari a 0. Ora, siccome dobbiamo impostare la dimensione dell'emettitore su tutti e tre gli assi X, Y e Z, se passiamo subito alla modalità dell'emitter type layer, avremo l'opzione dell'emitter size nascosta. Quindi possiamo ovviare impostando la modalità light. E ora che possiamo interagire sui singoli assi individuali, gli assegniamo per ognuno un valore attorno ai 50. Poi
ci spostiamo più in basso e azzeriamo tutto il reparto della velocità, quindi 0 velocity, 0 random, 0 distribution e 0 di emitter motion. A questo punto possiamo reimpostare il tipo di emettitore su layer, livello, e dalla sua sezione dedicata, layer emitter, gli associamo il livello emitter logo, così da ottenere la nostra immagine generata da particelle completamente ferme. Adesso diamo un aspetto diverso, entrando nel gruppo particle, dove accorciamo la durata di vita della particella a 2,5 secondi. Diamo una sua casualità al 75% e una sfumatura al 100%. Ancora una dimensione size a 2. Poi ci portiamo nell'opacity overlife, dove dai preset del grafico impostiamo un decadimento lineare. Ora ci spostiamo nel gruppo environment e portiamo il valore del vento sull'asse X a qualcosa come 75. Mentre su quello Y un valore di meno 75. Subito sotto nel layer turbulence impostiamo sull'affect position un valore attorno ai 150. Andiamo poi nel gruppo displace, più precisamente a interagire con il turbulence field, dove diamo una dimensione all'affect size di 2. Tuttavia vi consiglio di sperimentare anche parametri diversi per ottenere un aspetto ancora più particolare. Fatto questo, il primo step è concluso. Quindi duplichiamo il livello di particular con il Ctrl D, dove su questa copia cambiamo alcuni parametri. Quindi entriamo in particle e riduciamo la vita a 2 secondi. Poi ci spostiamo all'interno dell'environment e cambiamo il vento sull'asse X con un valore a 100. E stessa cosa su quello Y con meno 100. Poi ancora nell'air turbulence cambiamo l'affect position con qualcosa come 300. Proviamo a trascinare la linea temporale per vedere come si comportano le nostre particelle. E nel caso non foste ancora soddisfatti, facciamo una terza copia di particular, dove qui portiamo dal gruppo particle la vita a 1,5 secondi, la dimensione size a 1,5, poi nell'opacity overlife andiamo a sostituire il grafico del decadimento lineare con quello chiamato flicker slope. In pratica questo grafico permette ai granelli che quando stanno per scomparire di iniziare a lampeggiare come se luccicassero. Entriamo quindi nell'environment dentro l'air turbulence e modifichiamo l'affect position con un valore a 400, ma divertitevi a trovare l'aspetto che più vi piace provando a sperimentare tutti questi parametri. Adesso andiamo a prendere la composizione testo dalla finestra di progetto e la inseriamo alla base della timeline. Quello che ora faremo è cercare di combinare l'animazione delle particelle che man mano che si dissolvono rivelano il testo sottostante. Quindi su quest'ultimo livello applichiamo l'effetto di comparsa lineare, che orientiamo nella direzione corretta impostando un meno 90 gradi, in modo che si riveli come le particelle da sinistra verso destra. Poi a tempo 0 diamo il 100% di completamento transizione e accendiamo l'orologio. Poi andiamo a circa 4 secondi e riportiamo il valore a 0. Se ora mandiamo in riproduzione avremo testo e particelle perfettamente sovrapposte. Ma quello che in realtà vogliamo fare è che il testo appaia poco dopo che le particelle si sono dissolte. Quindi ritardiamo di circa un secondo la barra temporale del testo e calibriamo la dissolvenza anticipando un poco il fotogramma di fine animazione che possiamo richiamare con il tasto U e diciamo attorno ai 4 secondi. Poi trovate il giusto compromesso con piccole modifiche per ottenere l'aspetto che preferite. Ma non è tutto, perché ora andiamo a utilizzare un sistema di particelle con le medesime caratteristiche, ma che non vengano generate dal testo. Quindi facciamo una copia del secondo livello sabbia particular, che ha diciamo una misura intermedia,
e lo rinominiamo semplicemente sabbia. Lo portiamo sopra tutti gli altri, poi dal gruppo emitter cambiamo la modalità da layer a sphere. Poi riduciamo il numero di particelle in quanto dovranno essere solo di contorno, quindi impostiamo un valore attorno ai 10.000. Ci spostiamo nel gruppo Particle e dall'Opacity Overlife impostiamo il grafico chiamato Bell Curve, che poi andiamo a modificare stringendo un pochino i suoi due punti nel passaggio dove le particelle sono più visibili. Magari poi riduciamo anche la dimensione durata, quindi gli diamo una vita, diciamo, a 1,5 secondi e un size a 1,7. Ora, considerando che questo tipo di emettitore andrà a generare questo risultato, lo andiamo ad animare, facendogli attraversare lo schermo da sinistra verso destra, proprio come le altre animazioni. Quindi, a tempo zero, dal gruppo emitter, accendo l'orologio di posizione e dal punto centrale lo fisso alla base del testo fuori dallo schermo a sinistra. Poi ci spostiamo a qualcosa come 2,5 secondi. Perché vi accorgerete che questo emettitore lascerà una bella scia e qui lo porto fuori dall'altra parte dello schermo. A questo punto andiamo da dentro Particle a cambiargli il colore. E qui possiamo scegliere se creare un gradiente impostando Overlife e selezionando appunto i colori che preferiamo, oppure se le vogliamo dello stesso colore, lasciamo su At Start. E impostiamo dalla palette un giallo simile a quello del testo che possiamo campionare direttamente. Per terminare, inseriamo un livello di regolazione sulla quale applichiamo del bagliore attraverso il Deep Glow con un radius a 100 e un'esposizione a 0,65. Ma se volete un controllo più accurato per singoli sistemi e livelli, inserite il bagliore singolarmente e poi settatelo come meglio preferite. In più, all'interno della composizione testo possiamo aggiungere qualsiasi altro effetto, come per esempio degli optical flare. Mandiamo in riproduzione e avremo il nostro testo che si rivela da della sabbia. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi tutorial. Se poi volete entrare a far parte della grande community di Krypton VFX, potete sottoscrivere un abbonamento a meno di un caffè a settimana. Infatti con 3,99 € al mese che potete sospendere in qualsiasi momento, potrete accedere all'area dedicata nella quale visualizzare tutte le 250 lezioni specifiche del corso di After Effects, dove toccheremo veramente tutti gli aspetti di questo fantastico software per imparare a usarlo in maniera approfondita. In più, accedere al corso completo del plugin di Element 3D per integrare il mondo del 3D all'interno di After Effects. Ancora il corso di Duik Basel 2 per imparare ad animare e rigare i vostri personaggi. Una guida a Mocha per effettuare tracciamenti professionali e una guida completa per sfruttare la potenza di Google Earth Studio in combinazione ad After Effects e creare così stupende mappe animate. Ma non è tutto perché dove possibile vi lascerò file di progetto e asset scaricabili direttamente nell'area della community. Per cui vi ringrazio di cuore per il vostro supporto che è fondamentale per lo sviluppo del canale. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!